Dispersione scolastica e misure di contrasto previste dalla normativa vigente, il tema che è stato al centro di un incontro che si è svolto questa mattina presso la scuola Ettore Romagnoli di Gela, che è presidio permanente di monitoraggio del fenomeno. In questo momento di riflessione sarà in qualche maniera gestito dagli interventi del dirigente dell'ambito territoriale 11 di Caltanissetta, il dottore Ciancio, dal dottore Benfante Picogna, che è il referente provinciale per la dispersione scolastica, e poi da qualcuno che dovrebbe darci delle informazioni più precise, vale a dire dal sottosegretario all'istruzione, l'onorevole Faraone. L'argomento sarà proprio legato, diciamo, al pezzo, alla contingenza. C'è una legge che da alcuni mesi è operante nella scuola, la famosa buona scuola, comunque legge 107. Discuteremo proprio di questo, di come la legge 107 possa offrire politiche e risorse, se le offre, per il contrasto della dispersione scolastica. Quindi è un fenomeno molto evidente. In Sicilia stiamo facendo tanto, grazie ad una organizzazione a rete che ha coinvolto diversi territori, tra cui il territorio dell'Osservatorio di Gela, che è molto attivo e ha ottenuto dei risultati notevoli, molto significativi. Qual è il punto debole e il punto forte invece della legge della buona scuola? Io la vedo come una buona legge che è da perfezionare in alcuni aspetti. Certo, sono forti i timori dei docenti per quanto attiene la loro attribuzione agli ambiti territoriali anziché alle scuole. Tuttavia, secondo me, è uno slancio nuovo per la scuola e lo vedo come un momento positivo per l'Italia. L'amministrazione comunale, nell'ottica della continuità orizzontale con le scuole, che ruolo può rivestire? Ma è fondamentale, come si è visto nella ristrutturazione dell'ente, sono stati aggregati la scuola con i servizi sociali, proprio perché bisogna dare delle risposte. Non occorre solo dare la cultura e istruire, ma è fondamentale dare quelle nozioni per vivere in modo sociale pieno, e quindi la presenza dell'amministrazione va proprio in tal senso. Noi abbiamo creato ultimamente proprio Angelas, che è uno sportello per chi soffre di alcune particolari difficoltà, che non sono soltanto le donne, ma sono anche i bambini, i ragazzi. La dispersione scolastica normalmente esiste perché ci sono altri problemi sociali che bisogna intervenire. Quando un banco si svuota, non solo è una sconfitta per la collettività, ma automaticamente stiamo creando un problema alla collettività, perché una persona che non si inserisce all'interno della collettività vuol dire che si sta creando un emarginato che da grande continuerà ad avere problemi. La riforma della buona scuola, quali sono le misure predisposte per arginare il fenomeno della dispersione scolastica affinché non diventi un allarme sociale di tutta la collettività? Ma ci sono intanto molte più risorse del passato, per sia risorse umane che risorse economiche, che potranno consentire a tutti gli istituti in autonomia di mettere in campo una serie di attività contro la dispersione scolastica. Accanto a quello ci sono tutte le risorse comunitarie, i fondi PON, che anche lì, su proposte dirette da parte degli istituti scolastici, possono servire per mettere in campo azioni positive. Naturalmente la cosa che va fatta è poi monitorare la reale rispondenza, gli interventi che si fanno nelle scuole con una crescita del territorio circostante. Poi c'è il grande strumento dell'alternanza scuola-lavoro che abbiamo introdotto in questa riforma, che darà la possibilità agli studenti e alle studentesse di avere un rapporto al mondo del lavoro già nel momento in cui ci si forma. Per cui ci sono molte armi contro la dispersione e si tratta di utilizzarle bene. A proposito del concorso per l'insegnamento, a dicembre sarà bandito per tutte le regioni, anche per quelle che non hanno ancora esaurito le graduatorie? Ci sono migliaia di precari? Assolutamente sì, noi partiremo nel fare il concorso rispetto al fabbisogno che ci hanno detto le scuole, per cui le scuole hanno chiesto di che tipo di insegnanti hanno bisogno e noi bandiremo concorsi per le classi di concorso che le scuole ci hanno indicate. È un fenomeno che può trasformarsi, se non arginato, in una emergenza sociale. Sicuramente, devo dire che è un fenomeno che purtroppo al sud ancora ha dei picchi notevoli, ma ho parlato adesso con la preside, qui hanno fatto già un lavoro egregio, hanno ottenuto degli ottimi risultati. Qual è il confine tra la dispersione scolastica e i primi fenomeni di devianza?
Beh, è un confine molto labile, devo dire che appunto la scuola è un importante e insostituibile argine anche contro la criminalità, quindi va aiutata, va incoraggiata e noi tutti istituzioni siamo sempre molto presenti laddove ci chiedono anche per contribuire con le nostre esperienze e anche con il nostro apporto per andare avanti in questo senso. Chiedono di poter acquistare gli appartamenti occupati abusivamente, dicono no all'allontanamento deciso dai vertici dell'Istituto Autonomo Case Popolari in merito ad una sentenza del Tribunale che ordina lo sgombero immediato entro 10 giorni degli appartamenti occupati senza titolo da almeno 7 anni. E questa mattina hanno fatto sentire la loro voce recandosi in massa al Palazzo di Città a Gela. Loro abitano nei quartieri Santa Lucia, ex Scavone e Marchitello, difendono a spada tratta il luogo in cui risiedono e non andranno via. È la prima casa che abbiamo, quindi non è stata una cosa fatta apposta, uno ha due case, tre case. L'unica casa che abbiamo è questa qua, che abbiamo figli e bambini e siamo pure con alcuni disoccupati, che purtroppo a Gela lavoro non ce n'è. E la verità è questa qua, il signor Crocetta, questa situazione la sa benissimo, che anche lui ha fatto più di 10 anni di sindaco a Gela. Ora il signor Fasullo ci dava le prodiche per andare avanti, per non ci buttare io fuori di casa. Chiedo di fare una sanatoria. Il sindaco ci deve aiutare a tutte le famiglie che hanno di bisogno. E i bambini non si levano dal tetto. Io la casa non l'abbandono perché io dal 96 io ho una ragazza disabile di 19 anni, quindi io sono stata costretta di abusare di questa casa perché mio marito non mi lavora. Non ho avuto un tetto dove andare con la mia famiglia, tante discussioni e tante cose. Quindi io ho 5 anni che abito in questa casa, ma l'ho trovata distrutta, non c'era niente, io 14.000 euro ho speso in quella casa perché era chiusa da 22 anni, io ho una ragazza disabile di 19 anni, non so se mi spiego. Auspicano un intervento immediato, concreto da parte dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo bisogno d'aiuto e non li possiamo lasciare perché non sappiamo dove andare. Ma voi questa casa l'avete occupata abusivamente? Abusivamente, ma solo perché avevamo di bisogno, non è perché l'abbiamo fatto perché non avevamo cosa fare e quindi ci siamo andati a prendere una casa che non era nostra. In quel momento ci trovavamo in difficoltà e quindi abbiamo soffritto di queste case. E ora vorreste mettervi in regola? Sì, anche perché noi abbiamo sempre pagato, non è che ci teniamo le case senza pagare. La CP ci manda i bollettini, solo che adesso questi bollettini sono diventati sostanziosi e quindi non ce la facciamo. Mi hanno dato lo sfratto per giorno 16, ma sicuramente non la lascerò la casa a nessuno. Monta la tensione alla raffineria Eni di Gela. Questa mattina gli operai della nuova X Gamma hanno protestato dinanzi ai cancelli in merito ai licenziamenti comunicati dall'azienda a 3 lavoratori dello stesso gruppo. Gli altri colleghi dell'indotto si sono fermati per un'ora a sostegno della protesta. Il sit-in è stato appoggiato dalle segreterie provinciali di FIOM, FIM e UILM. Nessuno degli operai ha voluto rilasciare dichiarazioni. Questo è un momento difficile un po' per tutti e abbiamo chiesto all'azienda di rivedere la loro posizione in merito ai licenziamenti o alla procedura intimata nei confronti di alcuni lavoratori. Infatti abbiamo chiesto in questi giorni pure l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro affinché questa soluzione rientrasse e chiediamo ufficialmente, e lo chiederemo nelle sedi istituzionali all'azienda, di attivarci per vedere se c'è qualche ammortizzatore sociale al fine di evitare licenziamenti in un momento già difficile per il territorio, visto che gli investimenti e quindi le attività in questo momento stiamo facendo il possibile che si attivino al più presto per alleviare la sofferenza dei lavoratori e delle imprese. I lavoratori attendono ancora 2 mensilità arretrate e confermano di non avere mai rifiutato eventuali trasferte in altri siti. Domani è previsto un incontro all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta. I segretari sindacali Orazio Gauci, Angelo Sardella e Nicola Calabrese dovrebbero confrontarsi con i responsabili locali della nuova X Gamma.
Noi stiamo lavorando con tutte le istituzioni affinché quegli impegni presi a Roma si concretizzino nell'immediato, perché come dicevo poco fa c'è fame di lavoro, la gente vuole lavorare, non vuole vivere di ammortizzatori sociali, e il sindacato assieme a tutte le istituzioni, senza fare populismi, sta cercando di lavorare assiduamente affinché tutto quello che è possibile fare venga fatto nell'immediato, quindi in termini di investimenti, di autorizzazioni e di quant'altro. Anche l'Hospice di Gela aderisce all'iniziativa nazionale per celebrare questa giornata, che è dedicata ad un santo che per ben due volte donò il suo mantello. Questo è davvero significativo. Sì, oggi è la giornata del malato, perché tutti gli Hospice ogni anno, l'11 novembre appunto, ricordano questo santo che col pallium, col mantello, come dicevi tu, è sceso e ha dato aiuto e sostegno alla gente sofferente. La stessa cosa fanno gli Hospice, perché le cure palliative prendono il malato in cura, e non solo in cura, ma seguono anche un percorso di umanizzazione, cioè un rapporto insieme alle famiglie, insieme a tutti quelli che sono all'interno di questa struttura, per cercare di migliorare quella che è la qualità della vita dei nostri pazienti. E noi siamo felici perché finalmente le strutture sanitarie si aprono alla città. Da dove è nata l'idea di sostenere l'iniziativa? Noi promuoviamo tutto quello che può servire quindi alla città, può servire in questo caso anche a questa struttura. E noi veramente siamo ben contente di essere qui, tutte qui, in questa realtà che abbiamo veramente trovata accogliente, eccezionale, anche se, ripeto, cioè in una realtà è quella di questi malati, però ho sentito anche dalle loro parole, dalle parole dei malati, loro stessi, dalle famiglie, che si sentono bene qua dentro, sentono bene, hanno proprio, si sentono incoraggiati, e noi vogliamo partecipare in questo senso. Questo è un reparto un po' particolare, il rapporto che si instaura con i pazienti è un rapporto diverso, un rapporto più umano forse che professionale. Certamente, qui si nota esattamente quello che lei ha descritto, l'umanità. E io non mi stancherò mai di ringraziare il dottore Alario, che ha battuto per anni questo discorso di creare questo reparto di accoglienza per questo genere di malati. E quindi io lo ringrazio non solo come medico, collega quindi del dottor Alario, ma soprattutto come cittadina, perché non dimentichiamo che l'ospedale è di tutti, questo è un servizio, un'unità operativa che è stata creata per tutta la nostra comunità. Vertice sulla sanità per il miglioramento dell'offerta agli utenti. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi, il direttore generale dell'ASP2 di Caltanissetta Carmelo Iacona, il direttore sanitario Marcella Santino, il direttore amministrativo Alessandro Mazzara e il deputato regionale del Partito Democratico Giuseppe Arancio, che ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti al tavolo regionale su modalità e tempistica del miglioramento della sanità. Partiamo dall'ultimo. Intanto si è deciso il cronoprogramma e le modalità. Si farà il bando presso l'Urega, in modo da non perdere tempo, che loro sono specializzati proprio per le gare pubbliche. Quindi l'Urega farà questo entro la fine di dicembre, prima di gennaio, quindi per non perdere tempo e quindi per poterlo accelerare. La logistica, quindi il reparto con le chiavi in mano. Quindi la prima tappa sappiamo come si fa e quando si farà. Poi per quanto riguarda la Breast Unit, altro servizio atteso dalla nostra comunità, appena approvato il piano aziendale, l'atto aziendale, partirà. Entro una settimana verranno dati i reparti di ortopedia al quarto piano,
verrà reso fruibile il reparto per la talassemia, entro un mese verrà l'UTIC verrà allocata nel reparto definitivo. Poi si è parlato anche di attrezzature. Noi abbiamo la necessità di una seconda TAC, quindi non appena si è parlato di farla con la Consip per accelerare i tempi, non appena praticamente verrà pubblicata avremo la possibilità di acquistarla. Poi si è parlato anche di un ecografo morfologico che è stato già acquistato e quindi se non è stato dato sarà dato immediatamente presso la nostra divisione di ostetricia e ginecologia, perché un'attrezzatura di questo tipo è necessaria per il nostro territorio, perché per le mamme che aspettano un bambino avere la possibilità di fare un esame di questo tipo serve a fare prevenzione e a rendere sicure le gravidanze. Bisogna accelerare in modo da poter dare i servizi alla città, perché in questo momento la sanità ha qualche difficoltà. A proposito di qualche difficoltà, la programmazione che era stata posta in essere seguendo le linee della normativa regionale non trovava copertura per oltre 700.000 euro. E questa copertura ci sarà o non ci sarà? Questo è stato tema anche della discussione, perché si è parlato anche di una quota aggiuntiva. L'impegno, non appena sarà completato la revisione di tutte le piante organiche della regione, di mettere in campo delle risorse aggiuntive per dare più agio, diciamo così, alle nostre piante organiche, perché riguardano le piante organiche di Gela, ma di tutti gli altri ospedali. Uso di stupefacenti ed abuso di bevande alcoliche tra i minori è stato il tema affrontato questa mattina nell'auditorium Virgilio Argento del plesso Paolo Emiliani Giudici di Gela, nell'ambito degli appuntamenti inseriti nel progetto di educazione all'affettività promosso dall'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela. Presente il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri, Maggiore Valerio Marra. Durante l'iniziativa di oggi è stato rispettato un minuto di silenzio in ricordo di Ilenia Schembri, 35 anni, scomparsa nelle ore scorse a causa di un tumore. La donna lascia il marito e due figli di 7 e 12 anni. E oggi è per noi un giorno triste. E abbiamo voluto ricordare una nostra mamma che ai primi incontri era qui con noi, che è mamma di due nostri alunni, quindi la scuola oggi la ricorda e l'ha ricordata affettuosamente. Ho visto grande partecipazione sia da parte dei genitori, soprattutto con le loro domande e i quesiti che mi hanno posto su due temi importanti, l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche che interessano in modo particolare i giovani. E i genitori sono i primi percettori di queste situazioni di disagio e noi lo cerchiamo di fare attraverso un'azione di prevenzione che e quindi rientra anche l'informazione di questa mattina che abbiamo appena ultimato e anche l'azione di repressione sul territorio attraverso l'uso dei sistemi etilometrici, precursori per il controllo sull'abuso di sostanze alcoliche, quindi la guida in stato di ebbrezza, il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e tutti i sistemi che noi abbiamo anche per l'uso di sostanze stupefacenti e per accertarne il possesso. Naturalmente da qui discende una serie di conseguenze sul piano giuridico, che sono la segnalazione alla prefettura per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti e la segnalazione all'autorità giudiziaria per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza quando costituisce reato. E poi una serie di conseguenze anche sul piano patrimoniale, quindi il sequestro, abbiamo parlato anche della confisca dei veicoli e dei motoveicoli e la possibilità sicuramente che la legislazione ci dà di consentire a questi minori che dovessero appunto incappare in una serie di reati anche per la guida in stato di ebbrezza di non conseguire la patente di guida se non prima del 21° anno di età per la categoria B. Gli appuntamenti continueranno? Sì, per questo anno 2015 questo è l'ultimo, però nel 2016 abbiamo già un'agenda piena. Per esempio, vi dico solo, vi anticipo che verrà almeno due volte il vescovo. Yeah.
Il caso Gela, ci riferiamo all'ENI, è stato al centro di un vertice che si è svolto alla presidenza della regione siciliana, convocato dal prefetto di Caltanissetta, presente il governatore Rosario Crocetta, l'amministrazione comunale, i rappresentanti sindacali e i vertici nazionali dell'ENI. Si è parlato della copertura degli ammortizzatori sociali, dell'anticipazione dei cantieri ENI e di quelli che verranno attivati utilizzando i 32 milioni di euro delle compensazioni. Grazie ai sindacati e all'amministrazione si è avuto un confronto con tutte le parti coinvolte nel protocollo d'intesa e nel progetto più ampio di un futuro di Gela con l'accordo di programma. E ci sono state diverse aperture nell'immediato per poter garantire gli ammortizzatori sociali e soprattutto per poter garantire invece dei lavori che possono partire subito, grazie sia sui 32 milioni previsti per le compensazioni che verranno così spese nel territorio di Gela, ma sia con un programma di infrastrutture immediatamente cantierabili che il Comune a breve presenterà alla Regione per essere finanziate. Parliamo di strade, parliamo finalmente di rete fognaria, rete idrica, parliamo di quelle opere che possono consentire a Gela di poter avere un volto diverso ed avere quelle infrastrutture che possono creare un'economia reale per il territorio. C'è stata questa apertura da parte del Presidente Crocetta e noi la sfrutteremo in pieno, ma comunque la cosa importante è che continui il dialogo con tutte le forze presenti nel territorio per avere un obiettivo unico, il rilancio di Gela pensando a un futuro per Gela e non rimpiangendo quello che abbiamo avuto fino a qualche anno fa. Il Presidente della Regione Crocetta ha preannunciato per Gela, ma anche per Termini Imerese, una politica di opere pubbliche contando su progetti esecutivi su indicazione dei comuni. Entro martedì, ha dichiarato il Governatore, potrei consegnare già alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le opere cantierabili nel giro di un anno da finanziare nell'ambito del patto per la Sicilia. Con l'incontro di oggi si è voluto puntualizzare l'impegno politico della Regione Siciliana, diciamo, generato sul Presidente della Regione, volto agli interessi del territorio. Abbiamo visto diverse aperture, sicuramente la nostra richiesta è che politicamente si faccia un indirizzo in merito ai ministeri e in merito allo Stato centrale per quello che deve essere il ruolo di Gela nel futuro. Mi riferisco principalmente al polo energetico green e al polo della logistica sul Mediterraneo. Sono due attività prevalenti che possono portare benefici al territorio, intendendo con questo non solo il territorio di Gela. Quindi è chiaro che il Presidente della Regione dovrà intestarsi politicamente questa battaglia nel confronto dello Stato centrale affinché i fondi importanti possano essere investiti a Gela sulle bonifiche e sullo sviluppo. CGL, CISL e UIL continueranno a monitorare il protocollo del 6 novembre del 2014 con l'augurio di non ripiombare nella solitudine di questi mesi che di certo aumenterebbe la tensione tra i lavoratori che invece hanno bisogno di risposte concrete da tutte le forze politiche. Appunti di Sicilia e eccellenze della nostra bellissima terra. Ce ne sono davvero tantissime, se ne discute oggi grazie ad un incontro che avete organizzato insieme agli studenti. Sì, oggi abbiamo invitato un giovane scrittore che è anche un giornalista, di recente ha vinto la borsa di studio che viene proposta appunto dall'Ordine Giornalisti, è stato il vincitore in assoluto a livello regionale. Ci faceva piacere averlo perché intanto è un esempio di un giovane che, pur facendo un altro mestiere, ha passione per la scrittura, la lettura, e perché poi, oltre ad essere un giornalista, è anche uno scrittore. È uno scrittore agrigentino, quindi uno della mia terra, ma Gela e Agrigento ormai sono legate da un forte fil rouge, diciamo. E naturalmente l'ultimo libro che lui ha pubblicato l'anno scorso con una casa editrice agrigentina è Appunti di Sicilia, come sottotitolo appunto Eccellenze della Sicilia. È un libro fatto con brevi flash racconti in cui appunto parla delle eccellenze territoriali, ma anche delle eccellenze di uomini che si sono distinti. Nel suo viaggio alla scoperta delle eccellenze siciliane, che cosa l'ha entusiasmata di più? Allora, ho scoperto un'isola meravigliosa, un'isola continente, nel sottotitolo infatti ho fatto riferimento a questo, perché la nostra è un'isola che ha tutto, ci sono i ghiacciai, ci sono le temperature altissime di Lampedusa, abbiamo colline, abbiamo rocce appuntite e abbiamo i siciliani. Siciliani siamo 5 milioni di persone completamente diverse. Mi ha entusiasmato questa diversità.
è l'unicità di questa diversità. Noi siamo una terra splendida, disgraziata, martoriata, però assolutamente unica. E ho voluto, in Appunti di Sicilia, far venire fuori nelle 150 pagine tutte queste particolarità. Francesco Pira, la Sicilia è la terra davvero delle eccellenze, dotata di un patrimonio naturalistico e paesaggistico straordinario. Che cosa non funziona allora in questa terra? Non funziona il nostro modo di raccontarla. Noi abbiamo delle forme di lamentazioni che sono eccessive rispetto, per esempio, alla capacità che abbiamo di comprendere le cose bellissime che ci circondano, ma che, siccome le vediamo molto spesso, pensiamo che ci sono dovute e quindi a volte non riusciamo nemmeno a salvaguardarle. Credo che questo incontro di oggi è importante, perché rivendicare un'identità siciliana conta soprattutto nel momento in cui ogni giorno le cronache parlano della Sicilia come una terra dove non funziona nulla. Ecco, il libro di Antonio Fragapane ci fa capire che c'è una Sicilia dove ci sono delle cose che sono veramente di eccellenza, ma che non siamo capaci poi, tutto sommato, di valutare bene. Preside, oggi è gran festa all'Enrico Solito, ci sono diversi plessi che celebrano l'arrivo dell'autunno. Sì, per noi adesso è diventata una tradizione, diciamo. Già dall'anno scorso abbiamo sperimentato come primo momento di grande incontro, come prima verifica di una scuola che parte, che è partita a settembre, di realizzare questa festa dell'autunno, che a Cantina già abbiamo realizzato come festa di San Martino. Oggi qui invece ci sono i ragazzini e i bambini piccoli, sia dell'Enrico Solito infanzia e primaria, ma anche della Paolo Orsi e dell'Ortisi. La cosa più bella è il sorriso di questi bambini, si respira un'aria davvero molto bella, un bel chiasso. Sì, è vero, c'è tanto chiasso, però è il risultato, dico, della sinergia tra docenti, genitori, alunni e tutti quanti insieme, perché la festa è il risultato di un grande lavoro. Preside, la cosa più bella è anche la collaborazione con i genitori. I bambini si sono trovati a lavorare con le mamme, con i papà, con gli insegnanti, tutti insieme, in un bel gruppo allegro e festoso. Sì, assolutamente. Abbiamo, diciamo, con l'aiuto delle mamme, le mamme hanno creato dei laboratori all'interno della scuola, sartoriali, diciamo così, tra virgolette, anche se si trattava di carte e nastri, e poi hanno anche allestito dei laboratori di cucina, hanno già realizzato dei tavoli imbanditi con il ben di Dio, tutto ciò che riguarda proprio l'autunno, ed è anche un bel modo per fare apprendere ai bambini in modo semplice, naturale, quali sono sia le attività, sia diciamo tutti i frutti dell'autunno e anche cosa si può realizzare.